Buongiorno. Oggi è giovedì 24 marzo e io riprendo a lavorare. Quindi vediamo come va oggi. Buongiorno, allora niente, ho preso in mano, oh mamma che ISO allucinante, scusate mi abbasso un poco, ho ripreso in mano la videocamera, ho deciso che oggi vi porto con me e niente, tutto questo perché alla fine io di solito il giovedì lavoro qua nei dintorni della Monza Brianza e poi il pomeriggio scendo sempre a Milano a lavorare. E col fatto che i miei sono ancora positivi, ovviamente non scenderò e quindi adesso sono circa le 11 e mezzo, più o meno prima delle 11 e mezzo, 11 e 20, però vabbè, più o meno. E niente, io sono tornata a casa, tra l'altro, cioè stamattina sono stata bravissima perché ho rifatto subito il letto e ho sistemato insomma, cioè ho fatto un po' i pavimenti, ho utilizzato questo Swiffer, ho utilizzato questo con quello lì e vi dico la verità, cioè questo durante la settimana mi dà una grandissima mano, veramente. Comunque sia, appunto io durante la settimana adesso sto cercando davvero di impegnarmi a tenere la casa perlomeno un po', un minimo in ordine, ecco, non è che vogliamo chissà quale ordine, però perlomeno. E niente, io ho ripreso a lavorare oggi per la prima volta. Penso che non so dove appoggiarmi, vado a prendere il treppiedi, arrivo. Scusate il buio, non si vedrà una cippa. Ups! Ho deciso di filmare con la videocamera perché a parte che sono molto più comoda, così ho anche il telefono libero. A parte stamattina che ho fatto proprio due ripresine velocissime, che ero in realtà abbastanza di fretta. Vi stavo dicendo che io, nonostante mi sia svegliata presto, comunque sia, alla fine poi, cioè, sono uscita un po' più tardi perché mi ero preparata proprio prima e ho fatto colazione velocissima con il caffè macchiato col latte, così ho mangiato due biscotti, ma cioè, proprio alla velocità della luce. E nonostante siamo cioè, ormai è iniziata la primavera ufficialmente, comunque stamattina ho trovato la macchina ghiacciata. Cioè, vi giuro, mi volevo sparare ad una certa perché ho detto, porca miseria, come cacchio è possibile? Oggi appunto scendo a Milano e mi dispiace che appunto non posso neanche vedere i miei, però devo passare comunque sotto casa perché appoggio la macchina e poi vado in motorino. Devo capire un attimino se passare al centro Sarca, cioè ad un centro commerciale, insomma, che è di passaggio, dove, vabbè, noi andiamo sempre all'ottica del marchio Coop e niente, i miei hanno fatto fare degli occhiali lì ormai più di 2 settimane fa, solo che con il Covid in mezzo, insomma, nessuno è mai andato a ritirare questi occhiali. Il problema è che, a parte saldare il debito, perché avevamo dato l'acconto, ma quello non sarebbe un problema, comunque i miei dovrebbero provarli, perché se c'è qualche problema poi sono da rimandare indietro. E vorrei evitare di fare sulla porta di casa dei miei avanti e indietro con le cose, e quindi penso che aspetteremo ancora un po'. Che è un po' uno sbatti, eh. Mi spiace perché appunto soprattutto per mio papà, perché qua non ve l'ho detto in generale su YouTube, ma lui è caduto in bici. E quindi, vabbè, insomma, si è sfasciato proprio gli occhiali totalmente. Questo prima, ormai è passato, boh, almeno secondo me 3 settimane da quando è caduto, sì. E quindi doveva comunque per forza rifare gli occhiali perché non li potevo usare, anche perché c'era un'asta che non c'era neanche più. E in più il vetro, cioè le due lenti erano talmente scheggiate perché avranno proprio attutito nell'asfalto che non si, cioè anche volendo utilizzarli, no, mettendoci lo scotch, non si vedeva niente perché era tutto proprio, cioè la lente era proprio rovinata, entrambe le lenti. E vabbè, niente, quindi questo. Marco è insomma, siamo saliti praticamente insieme perché ci siamo incontrati al parcheggio, però è già andato in ufficio. E niente, gli ho fatto un panino, ma proprio al volo. Io adesso dovrei farmi da mangiare, non so neanche che cosa farmi, vi giuro. Comunque, riprendere così, vi giuro, è allucinante. Cioè, è dura, è stata, cioè, è abbastanza tosta. Perché io ancora mi sento il fiatone, cioè io basta che faccio 10 metri di camminata e sento un fiatone assurdo. Tosse ce l'ho, raffreddore poi ce l'ho e secondo me è mischiato pure all'allergia di stagione. E quindi, vabbè, io lunedì prossimo ho la visita dallo pneumologo e anche dall'otorino, quindi vediamo un attimino. E che cosa, insomma.
cosa mi dicono? Secondo me non mi diranno un cavolo, cioè più forse lo primo omologo mi può dire qualcosa di più. Però vabbè, questo è quanto. Tra l'altro, scusatemi per darmi questa luce gialla terribile, ma purtroppo questo abbiamo qua in bagno. Volevo farvi vedere le mie ciglia dopo una settimana di laminazione, perché ufficialmente è passata una settimana e reggono ancora da Dio. Cioè, faccio pure fatica a mettere l'eyeliner, anzi non lo sto neanche mettendo perché poi dopo mi si sporcano le ciglia, talmente sono on fleek, che poi dopo mi sbava tutto l'eyeliner qua sotto. Vediamo se si vede dalla videocamera. Eccole qua le mie ciglia. Guarda che belle. Cioè, comunque sono rimaste così. E il kit che l'ho preso su Amazon e l'ho fatto appunto durante il periodo di quarantena. Ho visto una marea di video, ma vi giuro una marea di video. Vi faccio vedere, perché volendo potete farli anche alle sopracciglia, la laminazione. Infatti io le ho sistemate, adesso io utilizzo solamente il gel, ma volendo, cioè è proprio un eccesso che faccio, perché volendo si può anche evitare di utilizzare il gel fissante, però ormai sono abituata. Io le riempio un pochettino con la matita e sono a posto. Mi piacciono perché sono belle in ordine, folte, come piacciono a me. E almeno non c'ho tutti i peli che vanno a destra e a sinistra, ecco. Ma anche senza la matita, cioè sì, ok, magari qua ho qualche buchetto, ma nulla di che. Comunque sia, volevo far vedere, ma poi farò il video proprio apposta in cui vi faccio vedere questo, insomma, come si utilizza questo kit. Però in anteprima volevo far vedere che cosa trovate dentro. Allora, trovate questi qui, che si chiamano eye gel patches, sì, così, che si mettono qua sotto, ok? Solo che, vi dico la verità, per me sono inutili, nel senso che su di me non rimangono, perché probabilmente quando dovete fare questa cosa, o ve la fa qualcuno e vi sdraiate e state fermi, immobili, ma se ve lo fate in piedi, secondo me è davvero inutile, ma veramente inutile. E poi c'è tutto questo materiale qua, ce n'è un po', insomma, per poter applicare i vari prodotti, eccolo qua. E poi, se vi faccio vedere, perché ho anche altro materiale sparso in giro, insomma, questi qua che ho utilizzato in realtà li ho lavati e si possono volendo anche riutilizzare. Questi qui. E adesso vi faccio vedere i prodotti. Allora, uno, questo qui si chiama Clean Tool, ok? Qua dentro ne ho trovato un po'. Sono, ve lo dico subito. Sono tre. Aspettate. Sì, sono tre e sono questi tool qui. Vediamo se si vede. Eccolo qua. Dove praticamente qui avete anche proprio la spazzolina per tirare per bene le ciglia e sistemarle quando le fissate, ok? E poi invece questi sono i lift pads, che sono i cuscinetti che si mettono sulla palpebra, fondamentalmente. Ci sono di varie misure. Eccole qua. Sono qua dentro. Ce ne sono tantissime, io utilizzo le M. In realtà penso che per la prossima volta utilizzerò le ML perché ho trovato la tecnica per appiccicarci bene le ciglia e questo. E poi adesso c'è qua la colla, poi qui c'è il permanente, step numero 1, il fissante, step numero 2, l'olio nutriente, step numero 3, che penso che sia un olio nutriente classico, cioè non è nulla di trascendentale, guardate, cioè probabilmente anche l'ho letto che a volte vendono nei kit per fare il semipermanente come ultimo step per le cuticole, tipo una roba del genere. E poi il cleanser tool, che è l'ultimo, che è fondamentalmente è come se fosse tipo un'acqua micellare. Ok, adesso non so di che materiale sia fatto dentro, gli ingredienti, eccetera, però insomma, fondamentalmente questo è il kit e vi giuro non gli avrei dato un euro perché poi io ho fatto un po' fatica all'inizio a farla sta roba, però nel momento in cui prendete la mano, cioè andate proprio alla grande e tra l'altro cioè dall'estetista risparmiate comunque un po' di soldi perché comunque dall'estetista non costa poco fare la laminazione. Ecco, dovete stare attenti perché soprattutto se vi finisce il prodotto negli occhi, a me mi è successo le prime due volte che ho provato su entrambi gli occhi, ho tolto tutto molto velocemente, ho lavato, perché poi secondo me semplicemente mi dava fastidio e poi ho dovuto ricominciare da capo, un casino, insomma. L'ideale sarebbe che qualcuno ve lo fa, ok? Però ovviamente
Io l'ho fatto da sola e ce l'ho fatta, ecco. E niente, volevo vedere con voi quanto mi durava l'effetto prima di farvi vedere effettivamente come si fa, perché in realtà ci sono una marea di video su YouTube. E io ho visto tipo boh, almeno 5-6 video prima di comprarlo, prima di decidermi, e in realtà appunto cioè, ho avuto proprio feedback positivo da parte di tante colleghe qui su YouTube. Quindi ve lo straconsiglio davvero. E ovviamente se voi avete la pazienza di mettervi lì e fare questa cosa, perché io avevo tempo da perdere, che ero in quarantena, quindi me lo sono fatta arrivare con Amazon Prime e me lo sono fatta, ma avevo effettivamente tempo da perdere, perché la prima volta che l'ho fatto ci ho impiegato dalle 3, sono uscita dal bagno alle 18, cioè dalle 15 alle 3 del pomeriggio sono uscita dal bagno alle 6 del pomeriggio. E infatti con Marco che mi diceva: "Ma che cazzo ti stai facendo?" Cioè, per farvi capire, insomma. E niente, quindi io adesso, scusatemi l'illuminazione, qua inizio a cucinare, insomma, scusatemi veramente l'ISO pessimo quando non c'è una luce decente, ne rendo conto, adesso qua ce ne ci sarà più decente sicuramente, anzi devo pure abbassare l'ISO perché sennò è un po' esagerato. Questo è il mio pranzetto triste, ovvero mi sono fatta gli gnocchietti dell'Esselunga con il pesto senza aglio della Barilla. Mamma che tristezza. Vabbè, sempre meglio che non mangiare niente, ovviamente. Buon appetito! Ho registrato, in realtà mi sono totalmente dimenticata che stavo registrando, però nel frattempo ho sentito mia madre e ho finito di mangiare, insomma, e niente, io adesso ho più o meno un'oretta per riposarmi, un'oretta e mezza, diciamo così, così almeno devo in realtà fare un po' di cose al computer, fare un po' di planning in generale, cercare di organizzare un pochettino anche la settimana prossima, come fare anche il prossimo mese. Sicuramente mi vedrete più attiva nel canale, ecco, perché in realtà appunto vorrei sfruttare i giorni in cui non lavoro in maniera un po' più produttiva per crearvi contenuti. E poi non vi ho neanche detto un'altra cosa, nel senso che cioè la prima settimana di marzo, prima che mi ammalassi, mi ero iscritta in palestra. E il mio abbonamento partiva dal 14 di marzo, proprio quando poi sono diventata positiva per il Mai una gioia nella vita. Però comunque sia, ho voluto, cioè ho evitato di bloccarlo perché lo vorrei poi bloccare durante le vacanze estive per prolungarlo poi fino a settembre barra ottobre. Adesso vediamo quanto riesco, insomma, a farlo durare, ecco. E niente, quindi vediamo. Aspetto prima la visita dall'opinologo, dall'otorino, e poi vado a farmi fare, cioè nel senso, vedo un attimo che cosa mi dicono, se mi posso allenare e tutto quanto, riprendo anche con la palestra. In realtà io e Marco abbiamo deciso un attimino di stoppare a mangiare in maniera proprio, cioè, spudorata, perché è cosa che poi abbiamo fatto anche insomma, in questi giorni di quarantena, perché io ovviamente sono sparita, non vi ho fatto praticamente vedere quasi niente, ma in realtà, a parte forse i primi 5 giorni che non stavamo bene, però gli altri giorni comunque ci siamo messi a cucinare, abbiamo fatto una sorta di aperitivi, insomma, robe così, cioè non è che proprio comunque abbiamo mangiato e anche tanto, secondo me, senza mai muoverci, facendo letto, divano, divano, letto, cioè, insomma, non va neanche bene, ecco. E abbiamo deciso appunto di metterci a camminare. Vogliamo sfruttare il parco perché comunque abbiamo la fortuna che abitiamo vicino al parco, ma proprio di fianco, quindi perché non sfruttare questa cosa? E cioè, l'unica cosa è che appunto ci dobbiamo invogliare, cioè veramente dobbiamo spronarci a fare questa cosa qua, cioè anche che sia tipo un'ora di camminata al giorno. E poi appunto io voglio in realtà riprendere perché vorrei mettere un po' di massa muscolare sopra, anche perché il mio osteopata mi dice sempre che mi partono le scapole.
ogni volta, insomma, quando mi fa le varie manovre, mi fa ma tu dietro, cioè proprio a livello della schiena non c'è neanche mezzo, cioè mezzo muscolo. Qua guarda che se ti fai qualsiasi cosa ti, cioè, ti spacchi in due. E io tipo, hai ragione, perché appunto, insomma, in questo periodo ho smesso proprio di allenarmi, però sicuramente lo voglio, voglio iniziare. Adesso vedo un attimo che cosa mi dicono i medici e poi riprenderò. E niente, dato che mi si sta scaricando di già, strano ma vero, la batteria di questa videocamera, ho deciso che filmerò con appunto il mio iPhone. Tra l'altro, cioè, ho preso una questa cover che dovrebbe coprire totalmente, non so se si vede, le tre fotocamere. Vediamo, nel senso che questo è un po' più leggerino rispetto a quello che ho che fa da slide, ok? Insomma, penso che potrei usarla appunto da lavoro, anche perché il telefono già è pesante di suo, se poi lo appesantisco ancora di più con le varie cose, è ancora peggio, insomma. E niente, quindi inizierò a montare questo mini vlog che ho voluto fare per insomma, per dare insomma un senso al mio ritorno, ecco. E penso che questo lo caricherò il prima possibile e poi subito dopo caricherò, cioè vediamo un attimo se ne vale la pena di caricare due weekly vlog del mese di febbraio e la prima settimana, no, le ultime 2 settimane di febbraio, perché ho tutte le clip ma non le ho mai montate e in più ho pure proprio anche dei video in arretrato che non ho mai montato sul mio telefono, ho un What's in My iPhone messo lì, però in realtà no, non ho cambiato più di tanto le cose, quindi comunque potrei anche montarlo e farvelo, insomma, pubblicarvelo. Ultima cosa, giuro, e poi vado a lavare. E non vi ho detto un'altra cosa, che praticamente in quest'ultimo periodo, cioè durante la quarantena, ho dovuto rinnovare assicurazione a tutto spiace. Cioè, ho fatto veramente un sacco di cose, perché mi scadeva l'assicurazione legata al lavoro. Io appunto la faccio online, che non pago tanto, quella. Il sito si chiama tipo Willis e ho fatto l'assicurazione per la tutela penale e la responsabilità civile. Però più avanti voglio rimettere dentro anche l'infortunio sul lavoro e più il rischio biologico da HIV, HCV, HBV e qualcos'altro che non mi ricordo più. Che ho visto che tanto alla fine, cioè uno lo mette, non costa eccessivamente chissà quanto, e quindi ho detto vabbè no, assolutamente lo devo fare, perché non so come mai rinnovando l'iscrizione della classica assicurazione base che tu devi avere per lavorare in libera professione, perché non puoi non averla, cioè da dipendente puoi anche evitare di farlo se hai un contratto, però in libera ti conviene farlo, che poi se succedono casini poi sei nella cacchina. Però devo capire un attimino come fare questa cosa dell'infortunio, insomma. E niente. Vado a lavare i piatti. Nove e un quarto, abbiamo mangiato, sono tornata ma sono devastata, vi giuro. Cioè, tra l'altro c'è la partita di là, quindi skincare. Allora, sto utilizzando questi qui che sono monouso, cioè che lo so che è per l'ambiente, non va bene, bla 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 bla, però in realtà utilizzare quelli là in tessuto, ecco. Soprattutto lasciati asciugare all'aria così magari per tanto tempo sullo stendino, mi accumulava un sacco di polvere, quindi cioè, mi applicavo praticamente la polvere sopra la faccia, perciò ho smesso proprio l'utilizzo. E niente, a parte che mi è venuto una sorta di sfogo pure qua, cioè mi stanno uscendo tutte, vedete, che cacchio è sta roba? Boh. E nulla, io mi strucco un attimo quando c'è l'aria easy, nulla di trascendentale, anche perché a parte che ho solo questa, quindi poi avendo pure le ciglia così tirate su, non devo mettere neanche l'eyeliner, cioè evito proprio di metterlo, preferisco avere proprio questo sguardo
Decidere. Cioè, mi piace proprio di più. E niente. Comunque, oh, nonostante, cioè, tipo il correttore non lo metto, cosa che forse potrei iniziare a mettere. Vabbè. Allora, ho deciso assolutamente che mi laverò a pezzi. Ma come cazzo non sto? Fa morire quando segue le partite, vi giuro. Ah, PS, aspettate un attimo. Allora, l'acqua micellare che utilizzo è sempre questa qui. Poi vado ad utilizzare questa che mi sta finendo. Cioè, questa è una mousse della NYX, super delicata, mi sono davvero trovata veramente veramente bene, a parte che pulisce proprio a fondo perché sento proprio che va, però senza essere troppo aggressivo. Di solito mi lavo così con la mano oppure utilizzo questo, che anche questo qui è il mio Sun May, che ho preso su Amazon, ecco. Questo l'ho preso tipo l'anno scorso e mi sta durando tanto, anche parecchio, perché sono comunque 150 ml, alla fine io cioè schiaccio una volta l'erogatore, quindi, ed è, cioè, è tanto. Scusa, ma era per Carmine, per l'audio. Ma perché me l'hai inviato? Ah. Un audio che però era per Carmine, volevo sapere quando, se sei giocato ancora, se l'hai ritirato. Ah. Non dai. Non penso che tu mi abbia mi potevi rispondere su questa cosa. No. Una cosa che ultimamente sto mettendo spessissimo è questo qui, il tonico, ok? Questo qui è un tonico che mi avevano inviato, oddio, non mi ricordo neanche più quanto tempo fa. Però appunto questo qui è il tonico della Pixi, e tra l'altro la confezione grande non è da tanto che l'ho aperta, perché prima avevo quelle lì piccoline e poi le travasavo, poi alla fine ho deciso di tenere, insomma, questa qua grande, ecco. Anche con questo qua di Pixi io devo dire che mi trovo da Dio. Ok, io adesso, oddio, è vero che non ci vedo una mazza, però mi pettino un po' le mie ciglia. Penso si veda, ma cioè, sono proprio... Ok, a parte questa cosa qua, ho deciso di mettere... Cioè, ho deciso, in realtà in questo periodo qua sto utilizzando questo qui. È della Bare Mineral, è un siero. Ultima cosa, questo qua, che è della Chica Pearl, che è appunto il contorno occhi. Io con questo mi trovo veramente super super bene. Ammetto che non ne metto tantissimo, però quanto basta. Ecco qua. Comunque, cioè, ho proprio delle occhiaie allucinanti. Mamma mia. Boh. Allora, niente, è la mattina dopo e io volevo dare una conclusione al vlog di ieri sera, insomma, scusatemi, ieri alla fine mi sono messa a letto perché Marco stava vedendo la partita e io sono crollata, quindi niente, ci vediamo sicuramente in questo prossimo weekend vlog di lavoro, perché alla fine lavoro anche questo weekend, così almeno vi porto con me, e chiudo questo però, do un taglio perché sennò poi dopo diventa troppo lungo.